Cari telespettatori, grazie ancora della vostra attenzione anche per questa edizione di Fatti e Commenti. Quest'oggi parleremo in primo luogo dell'evento della 41esima edizione dell'Ottava Medievale di Sant'Egidio, Ottava di Sant'Egidio, chiedo scusa, della città di Orte. Lo faremo con il Rettore Generale Fabrizio Moretti, che è qui con noi. Grazie per la presenza. Grazie a voi. E sempre con la presenza di Gaetano Alaimo, direttore di New Tuscia. Grazie sempre, Gaetano. Grazie a te, Stefano. Grazie. Partiamo subito allora con la domanda un po' di rito per Fabrizio Moretti. 41esima edizione dell'Ottava Medievale, una delle iniziative e manifestazioni della provincia di Viterbo più longeve. Nella crisi che caratterizza questo periodo, cosa avete approntato di nuovo e soprattutto, ecco, con la vostra iniziativa che ormai dura da decenni, veramente so che siete riusciti ad allestire un'ottima edizione. Sì, ecco, nonostante la crisi di cui tu hai accennato, che inevitabilmente contrae un po' quelli che sono i finanziamenti pubblici e privati, abbiamo fatto in modo di mettere in piedi una festa di livello, secondo perlomeno il nostro concetto di festa di livello. E è chiaro che ci siamo dovuti barcamenare per reperire fondi, e abbiamo inventato qualche iniziativa che portasse un minimo di capitale. Abbiamo fatto in modo, in sostanza, di fare un evento che in qualche maniera deve necessariamente ricalcare quello degli anni passati, perché ormai è tradizione, quindi viaggia su una linea ben definita, e nello stesso tempo abbiamo voluto inserire qualche cosa che lo caratterizzasse di più e che lo rendesse sempre più in linea con il periodo di riferimento. Diciamo che la festa si articola dal 31, come tutti gli anni, che è la vigilia della festa del patrono Sant'Egidio, e il primo c'è la festa del patrono stesso. Dopodiché inizia l'Ottava Medievale, che quest'anno inizia subito dopo, è molto corta, finisce la seconda domenica di settembre, e poi c'è un appendice del 14 e il 15, venerdì e sabato, che è dedicata all'Augusto dello Medioevo. Bene, ecco, poi avremo modo di approfondire. Sì. Gaetano, a te. Sì, sono una battuta, contemporaneamente a Viterbo c'è la manifestazione di Santa Rosa, quindi la provincia di Viterbo è una delle, in questo periodo, delle mete, appunto, di queste iniziative come ogni anno. Qual è secondo lei il legame tra queste feste tradizionali, come l'Ottava di Sant'Egidio si lega alla tradizione in ambito provinciale? Un parere. Beh, io credo che, senza nulla togliere alle feste del paese, dei paesi, l'Ottava di Sant'Egidio ha una tradizione ormai di 750 anni circa, come del resto quella di Santa Rosa. Sono le due manifestazioni più grandi che esistono nel viterbese, ognuna delle quali offre, in particolare ai cittadini di Viterbo e di Orte, ma anche al turista, una grossa occasione non solo per l'evento in sé, ma per quello che la città gli può offrire a livello di arte, di cultura, di immagini e di vivere quotidiano della città stessa. Ecco, io in un'intervista che ho fatto ultimamente ho detto che il turismo non si può limitare semplicemente al giorno della festa, deve spaziare durante tutto l'arco dell'anno e deve offrire, oltre all'ospitalità, oltre ai servizi, oltre a questa qualità della vita, anche e soprattutto la disponibilità di quello che di bello può offrire a livello di musei, a livello di chiese aperte, di orte sotterranee, come a Viterbo, di altri tipi di iniziative. Quindi io credo che queste iniziative siano molto importanti per la provincia di Viterbo. Peccato che coincidano quasi tutte e due nello stesso periodo, e quindi levano turismo da una parte e dall'altra, forse più a Orte che non a Viterbo, come è giusto che sia. Ecco, io vorrei adesso concentrarmi su proprio alcuni elementi che il Rettore adesso ha messo in evidenza, vale a dire
e in questa manifestazione il centro storico, la città, cerca di dare e dà sicuramente il meglio di sé. Questo con una grande partecipazione, soprattutto popolare, a livello organizzativo. Commentavamo, ci sono i ragazzi che hanno provato, stanno provando da tempo, no, le varie, i tamburini, le varie, sbandieratori, certo, eccetera, eccetera. Ecco, c'è tutta questa grande iniziativa. E poi ci sono i musei aperti e un elemento importante, quest'anno ci sarà la valorizzazione dei giardini di Piazza Colonna, proprio con la presentazione di alcuni libri, alcuni testi di autori locali ed anche non locali. Ecco, come in una edizione, come abbiamo detto, un'edizione che si caratterizzerà anche per una limitazione di risorse, queste iniziative possono essere offerte al pubblico non soltanto, diciamo, di Orte, ma anche del turista che comincia a frequentare anche molto spesso la nostra città. Certo, è un po' quello che volevo dire prima, nel senso che sono a basso costo, in sostanza non costano nulla. Il volontariato. Il volontariato è sempre presente, è quel riprendere quel filone culturale che ha caratterizzato Orte negli anni passati e ampliarlo a livello di contatti, di studi, di possibilità, di convegni, in modo che diciamo l'ortano, ma anche chi viene da fuori, possa usufruire di questo scambio culturale che è necessario, secondo me, per far conoscere in particolare Orte ed anche gli autori di Orte, perché non dimentichiamo che le tre presentazioni di libri che vengono fatte al giardino di Piazza Colonna, due delle quali sono di autori o di personaggi che vengono trattati di Orte. Il primo è quello di Barbara Frale, credo che sia edito dalla Mondadori. Esattamente, sì. Dalla Mondadori, che parla delle lingue segrete degli dèi. E quindi io non ho letto, ma insomma domani è molto avvincente, cioè, è molto avvincente. Ho letto un po' la critica, venerdì sarà la presentazione. È un romanzo che, voglio dire, staremo a sentire, ma insomma è una grossa autrice ormai diventata di Orte, a livello nazionale di Orte. Poi si tratterà di un libro fatto da una studiosa di Amelia, la quale ha trattato, diciamo, questo grosso poeta di Orte del Cinquecento, che per giunta è stato un poeta ciabattino, che è Orfeo Marchesi. Una figura importante, sì, Orfeo Marchesi. Riscoperta. E quindi questo qui significa pure, ecco, fare i topi d'archivio, insomma, andare a cercare la roba che caratterizza Orte a livello culturale, ci fa ritornare indietro al passato e poi mette a disposizione del pubblico, diciamo, questa possibilità di accedere. Edano? Io un'ultima domanda, sempre su base provinciale, in quanto noi ritrasmettiamo le trasmissioni che poi vengono viste oltre il territorio di Orte. Quanto c'è sinergia con l'amministrazione comunale, come gli enti locali, anche nell'ente provincia, permettono che questa manifestazione cresca e soprattutto che abbia delle novità continue anno per anno? La provincia di Viterbo si è sempre adoperata a livello pure di finanziamenti perché questa manifestazione decollasse in passato e mantenesse lo stesso spirito anche nel presente. Purtroppo tu sai che gli enti locali e anche le amministrazioni provinciali beneficiano dei trasferimenti da parte della regione, la quale regione quest'anno, faccio un esempio, anziché mandare i famosi 500.000 euro che erano destinati poi alle feste, come abbiamo detto, della provincia, in particolare a Viterbo ad Orte, quest'anno ha mandato alla provincia di Viterbo, che poi trasferisce a noi, 81.000 euro, il che significa 5 volte in meno, quindi c'è stata una contrazione di 5 volte dei finanziamenti. Questo non dipende chiaramente dalla provincia di Viterbo, come non dipende dal comune di Orte, se diciamo, i finanziamenti sono sempre di meno e quindi purtroppo questa è la situazione. Dobbiamo recuperare però, io credo, anche quei contatti che in passato ci hanno permesso perlomeno di valorizzare, ecco, questa festa, di valorizzare Orte, di fare in modo. Quest'anno poi noi offriamo anche quello che altri hanno messo in piedi, e cioè le visite guidate sotterranee, e quindi faremo vedere anche al turista tutte queste bellezze di Orte sotterranea. Come ho detto prima,
al di là della festa che ormai tutti conoscono, che si conclude il 9 con il palio e con la gara degli arcieri per l'anello d'argento, gli sbandieratori, tombola famosa, insomma lotteria, c'è il 14 e 15 questo itinerario gastronomico medievale vero e proprio, che abbiamo pensato di farlo, visto e considerato che è stato un grosso successo, in due giorni che vengono offerti al turista in maniera un po' diversa dall'anno scorso, perché ci sarà una storia che non sto a dire quale tipo di storia, ma è quella che caratterizza poi l'ottava medievale di Orte con il discorso di Bonifacio, messa in scena lungo le strade di Orte, lungo le taverne, in modo che accompagna il turista a gustare questi cibi medievali che per giunta sono ottimi, e quindi è un evento particolarmente importante. Ecco, io vorrei anche da questo punto di vista, perché ci teniamo soprattutto per la cultura nei confronti dei ragazzi, e devo complimentarmi perché è una bella iniziativa, se ci vuoi illustrare anche questa iniziativa dell'album delle figurine. Ci sarà un album dedicato proprio, ecco, è una bellissima iniziativa, se ce ne vuoi parlare. Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo preso sollecitati anche dalla casa editrice Il Soquadro, che credo che stia approntando, anche se non l'ha già fatto, un album di figurine per la festa di Santa Rosa. Sono poche città che fanno parte di questo circuito, e Orte è stata scelta da questa casa editrice abbastanza famosa nel nord, che ci ha messo a disposizione la sua competenza. Noi abbiamo fornito tutti gli scritti, le storie di Orte, di come funzionava la vita a Orte nel Medioevo, le origini di questa festa, le casate che ci hanno dato in prestito questi simboli che caratterizzano oggi le contrade. Sono 900 circa 80 figurine tratte da foto degli anni passati, del palio, delle taverne, delle bellezze di Orte, che in qualche maniera sono state divise in due o in quattro parti, non hanno chiaramente copioni, escono una volta a settimana, usciranno per circa, credo, 5 mesi, 6 mesi. Così all'inizio vengono vendute dall'ottava medievale in piazza, iniziando da domani sera, al prezzo di 7 euro, e poi vengono trasferite alle edicole. Le figurine sono queste, sono 50 figurine ogni volta che escono, e in modo che questo album, chi lo vuole fare, lo completa sicuramente, perché non c'è la necessità di fare degli scambi e che a volte lasciano poi l'album incompleto per tutta la vita. È anche una fonte di storia, di notizie, che fa piacere veicolare anche all'esterno, ma soprattutto agli ortani, che si rivedono in queste immagini e che in qualche maniera compreranno sicuramente un ricordo di questa festa. In più l'abbiamo anche inventata perché fosse un veicolo anche di finanziamento, perché questa è stata una delle scelte, vista la gravità della situazione economica che quindi si è scelto l'utile e il dilettevole. Quindi sì, noi invitiamo i ragazzi, perché ecco, anche secondo me una operazione culturale importante, fondamentale, sì, i ragazzi a collezionare queste figurine, perché poi al completamento di questo album si avrà veramente la storia di questa bella iniziativa che dura da 41 anni. Ecco, noi insieme a Gaetano auguriamo l'imbocca al lupo per questa iniziativa, tutta la redazione ve lo augura, e speriamo che sia veramente un momento, come sempre è, di civiltà, di solidarietà e di vivere insieme questi bei momenti. Grazie, e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a te, Orte.
Cari telespettatori, grazie ancora per essere rimasti con noi ed ora la pagina strettamente politica e amministrativa del nostro approfondimento Fatti e Commenti la dedichiamo in studio con Andrea Scaramuccia, che è il segretario provinciale della Destra. Grazie. Buonasera. Della partecipazione. Grazie e abbiamo come sempre Gaetano Alaimo con noi. Salve, buonasera Stefano. E soprattutto adesso abbiamo brevissimamente, perché la situazione della sanità viterbese, specialmente delle cliniche private, è abbastanza critica. Abbiamo con noi Mario Malerba, segretario generale della CISL Funzione Pubblica di Viterbo. E io partirei subito appunto con la domanda a Mario Malerba. Abbiamo letto vostri comunicati che riguardano la situazione di alcune cliniche di Viterbo, vale a dire la Clinica Salus, la Villa Buon Respiro e Villa Serena di Montefiascone. Ecco, volevamo sapere un po' direttamente da voi, appunto operatori e rappresentanti sindacali della sanità viterbese, la situazione e l'eventuale evoluzione che voi prevedete di queste appunto criticità. In modo estremamente sintetico, diciamo che l'estate non è calda solamente dal punto di vista climatico, ma ogni anno diventa sempre più arrovente. Nell'accreditato o quantomeno nell'autorizzato di quello che è il panorama della sanità privata si riscontrano determinate criticità, diciamo che in ordine forse di priorità, ma forse anche un po' ingiusto dirlo perché mi sembrano tutte quante estremamente importanti come situazioni. Però la Salus è una casa di cura che in seguito ai decreti della Polverini ha avuto tra l'altro tagliati dei posti letto, per cui praticamente dimezzati, si ritrova in una situazione di estrema gravità, per cui già l'anno scorso era attivato una cassa integrazione generale in deroga, cosa mai accaduta. Io l'ho firmata per la prima volta l'anno scorso, una cassa integrazione di questo tipo, e quest'anno è stata prorogata, l'abbiamo prorogata a marzo, aspettiamo il decreto definitivo da parte della regione e sono scaduti 4 mesi che l'INPS ha il vincolo di anticipare, per cui questi lavoratori vanno avanti da maggio con circa 600 euro al mese. Speriamo che la vicenda si sblocchi il prima possibile, anche se ormai è passato il tempo, è passata l'estate e abbiamo ormai le sofferenze da questo punto di vista economico ci sono state per gli operatori, però va sbloccata e tra l'altro va trovata la soluzione finale dal 1° gennaio del prossimo anno, perché altrimenti il problema esiste ancora più grave. Per quanto riguarda invece il gruppo San Raffaele Tosinvest, ci troviamo ancora in presenza di quella famosa lettera inviata a tutti i dipendenti e anche naturalmente alle istituzioni, mi sembra che in indirizzo c'erano 52 personaggi politici, istituzionali, che anticipava un licenziamento collettivo per cessata attività e dava 48 ore di tempo per sistemare nelle varie strutture tutti i pazienti che stavano almeno a Villa Buon Respiro, perché poi naturalmente hanno anche altre case di cura e cliniche nel resto del Lazio. Quella non ha avuto seguito, fortunatamente, però diciamo che sta in una situazione di stand by, di sospensione, che mi sembra anche quella altrettanto grave, perché una volta che arriva una lettera in cui ti dicono tra 48 ore cessi di lavorare, andrebbe anche detto diciamo che fino adesso stiamo fermi e invece ancora siamo in presenza di quelle lettere. Questa è una situazione che la regione naturalmente dovrà risolvere il prima possibile, anche se c'è stato un abboccamento e un comunicato molto scarno da parte della regione che avrebbe supportato in questa difficoltà il gruppo San Raffaele. Poi per quanto riguarda Villa Serena segue quello già attivato in due case di due RSA, residenze sanitarie assistenziali, sarebbero del gruppo Giomi di Miraglia, che a Viterbo e alla residenza Cimina, Giovanni XXIII Viterbo e residenza Cimina di Ronciglione, hanno disdettato il contratto a suo tempo firmato con CGL CISL UIL, che naturalmente prevedeva degli aspetti economici e giuridici e sono stati completamente travisati. Alcune sigle sindacali, che tra l'altro non hanno rappresentatività in quelle strutture, hanno firmato a livello nazionale un contratto che aumenta da 36 a 38 ore le ore lavorative settimanali, diminuisce le ferie, toglie il premio di incentivazione, interviene su alcune indennità, per cui di fatto un infermiere turnista va a rimettere ogni mese circa 200 euro
che mi sembra una cosa estremamente grave, fatta anche perché secondo me non c'era bisogno, il contratto che deve essere rinnovato da tanti anni, viva a Dio, uno non lo rinnovava, rimaneva quello, ma ecco, per farlo ancora di più è una cosa estremamente grave, per cui noi ci attiveremo in una situazione anche di Villa Serena, saremo in procinto di mandare una diffida e poi vedremo le azioni legali che saranno conseguenti. Quindi azioni legali conseguenti. Ecco Malerba, una domanda diciamo che ci fa un po', ci fanno i telespettatori. Per il cittadino, che vede anche in questa ripartizione della sanità anche una risorsa, potrà cambiare, sta cambiando dal punto di vista qualitativo la prestazione sanitaria, secondo voi? Io vedo delle nubi all'orizzonte, mi sembra che noi stiamo andando verso un modello americano che gli americani hanno, tra l'altro, stanno abbandonando. Ci sono, vedo articoli pure, notizie di stampa che dicono che si fa prima, e forse questo è sicuramente vero, e si paga di meno andare a fare una prestazione magari in una struttura privata, piuttosto che aspettare nel pubblico. Siamo nel pubblico in queste condizioni perché qualcuno ce l'ha portato, al di là del colore politico. Purtroppo io constato che quando un amministratore politico chiamato a fare gli interessi della comunità che rappresenta sbaglia, non paga. Se invece pagasse, nel senso che se poi porta in disavanzo o comunque lascia degli strascichi che ha degli sprechi, qualcuno dovrebbe intervenire, quantomeno a fargli fine il mandato in precedenza. Questo non è successo. La Regione Lazio da lungo tempo non è la giunta Storace, la cosa è datata, la precedenza si sono accumulate, strada facendo le situazioni, e questa economia ormai è disastrata. Noi siamo in piano di rientro pieno e naturalmente va gestito con massima accuratezza, ma anche con un intervento secondo me di tipo governativo, perché altrimenti non se ne viene fuori da questa situazione. Ecco Malerba, chiedo scusa, solo però la prego una battuta relativamente anche alla situazione della comunità De Mattias di Orte, dei malati psichici. Ecco, un suo parere, ma veramente breve, anche su questa vicenda. Io sono vicino completamente ai pazienti della Santa Maria De Mattias, ai familiari, alla Fesopsit, alla Bella Caniana, perché come dicevano i latini, pacta sunt servanda. Io mi ricordo che durante la manifestazione in piazza di Vito Fernandez della Fesopsit furono prese determinati impegni relativi ai piani individuali del trattamento per salvare comunque da eventuali fuoriuscite coatte coloro che stavano nel Santa Maria de Mattias, e questo qui va rispettato, per cui sia l'azienda sanitaria locale con Pipino, che mi sembra abbia scritto, anzi scritto alla Regione per aprire un tavolo di confronto, sia il DSM, mi riferisco al Dipartimento di Salute Mentale, sia la Regione Lazio nelle persone del professor Romano e della dottoressa Fratini, si devono far carico di dare una risposta a chi la attende. Non si manda via in maniera coatta da una comunità, perché comunità significa famiglia, è come se a me per vendessero mi dicono oggi cambio famiglia io, poi cambiano famiglia tutti i miei familiari che mi vengono a seguire lì. Questa è una cosa assolutamente impensabile. Vicino a qualsiasi tipo di battaglia possa essere fatta per sistemare questa faccenda, che ha dell'incredibile. Ecco, io la ringrazio molto di questo grazie panorama veloce di situazioni complesse e difficili. Grazie ancora e a risentirci a presto. Buonasera. Grazie. Buonasera. Grazie. Ecco, Gaetano, a te Andrea Scaramuccia, prego. Sì, ringraziamo il segretario provinciale della destra, soprattutto in un momento di effervescenza politica su Viterbo città. Sappiamo tutti quello che sta succedendo in queste ore e la domanda è quasi scontata: come si è comportata la destra, quali sono state le risposte del sindaco, se possiamo ripercorrere, senza che io faccia una domanda, una breve cronaca direttamente dalle parole del segretario provinciale. Brevissimamente, la destra si è comportata con coerenza e linearità, come spesso accade ai nostri iscritti e ai nostri dirigenti. Abbiamo fatto delle richieste 4 mesi fa, 5 mesi fa, per individuare delle poste di bilancio da tagliare, degli sprechi da tagliare. Abbiamo individuato alcuni interventi da fare, tra cui la riduzione degli assessori da 10 a 6, per dare anche un segnale concreto. Una città come Viterbo di 60.000 abitanti, avere 10 assessori, strutture faraoniche, credo, insomma, Viterbo è poco più di un paese e quindi non ha bisogno di tutto ciò.
i cittadini sono consapevoli di questo e noi dobbiamo dare un segnale ai cittadini che anche la politica capisce questo. Abbiamo chiesto una riduzione dell'IMU, perché comunque attualmente l'IMU sugli immobili diversi dalla prima casa è al 9,3 per mille, che è una tassa, un'imposta pesante, perché comunque tra gli altri immobili ci sono anche i locali commerciali, cioè non solo le seconde case, no? Dice, vabbè, se hai la seconda casa sei ricco e quindi devi pagare di più. Sì, chi ha fatto il mutuo per prendere un negozio, per aprire un'attività commerciale e oggi si trova con la crisi e in più a dover pagare anche un IMU ingiusta e pesante, è evidente che c'è da lavorare su questo. In un primo momento il comune non ha, l'amministrazione, il sindaco, la giunta non ha inteso avallare le nostre proposte, se non in parte e in forma, devo dire, un pochino demagogica. Questo ha fatto sì che noi non votassimo il bilancio, come noi hanno fatto altre forze politiche che, coerentemente con quello che avevano detto, avevano individuato delle soluzioni. Quelle soluzioni non sono state accettate dalla giunta e quindi è evidente che si debba votare contro. Da lì si è aperta una nuova fase, una fase di crisi politica e amministrativa che è veramente, secondo me, era evitabilissima ed è antipatica, perché comunque dobbiamo spiegare alla gente che cosa stiamo facendo e non sempre è facilissimo, perché abbiamo visto dichiarazioni in un senso e comportamenti nell'altro, abbiamo visto incontri e scontri e ammiccamenti, abbiamo visto cambiare idea troppo repentinamente a alcune forze politiche, e questo qui fa sì, non fa altro e fa sì quindi che la gente si allontani sempre di più dalla politica e veda questo teatrino in modo un po', uso un termine forte, ma un po' schifato. Quindi questa è la situazione. Da oggi si potrebbe ripartire, se il sindaco vorrà, se il sindaco intenderà valutare le nostre proposte, confrontarci su quelle. È evidente che noi non possiamo retrocedere dalle nostre posizioni per un motivo semplice: noi siamo convinti che quelle cose servono a Viterbo, non ci interessano posti, poltrone, assessorati, come qualcuno ha ventilato malignamente. Noi non li prenderemo mai, assolutamente, e non ci interessano. Quindi vogliamo ragionare su Viterbo, sulle cose concrete. Se questo si fa, noi daremo il nostro appoggio; se non si fa, hanno ragione i cittadini, andate tutti a casa, che facciamo più bella figura. Insomma, amministrare una città come Viterbo in questo modo non si può, è sotto gli occhi di tutti che Viterbo è sporca, è stanca, è una città che non è curata, è una città che non riesce a guardare con ottimismo al futuro. Lo si vede per le strade, lo si vede per la gente, per parlando con la gente. C'è un alone di malinconia che sta sopra Viterbo e questo deve essere cambiato con vari interventi. Parlo dalla riduzione degli sprechi, il verde pubblico gestito in un altro modo. Il verde pubblico è un tasto dolente di Viterbo, insomma, i cittadini ne parlano tanto. Deve essere cambiato, deve essere cambiata l'impostazione della gestione della cosa pubblica, ma anche gli assessori, dare un segnale concreto è importante per la cittadinanza, non tanto da un punto di vista economico, quanto da un punto di vista ideale e di comunità con i cittadini, che pensano quello, ha ragione, e quindi un amministratore serio dice, beh, la cittadinanza ha ragione, forse mi devo fare un passo indietro. Io mi permetto di fare una sottodomanda della precedente, un po' particolare, se mi vuole rispondere. Fosse stato lei al posto dell'ex onorevole Marini, nella situazione che lo ha coinvolto, si sarebbe dimesso oppure avrebbe continuato come sembra stia facendo lui in questo momento? Non sarei arrivato a questa situazione. Questo è poco, non mi sarei dimesso perché non sarei stato in queste condizioni. Viterbo e Marini avevano una grande possibilità, quella di un rilancio a costo zero. Come si fa a rilanciare una città a costo zero? Si parla tanto di centro storico, non si può chiudere, si può chiudere, i parcheggi, non i parcheggi. Per rilanciare il centro storico c'è bisogno di un programma di sviluppo, ma come si fanno i programmi di sviluppo? Si fanno con delle iniziative di indirizzo. Devi dire alla cittadinanza e agli imprenditori locali, se tu nel centro storico apri questa tipologia di negozio,
io ti vengo incontro perché è quello del quale il centro storico ha bisogno. Faccio un esempio banale ma esemplificativo: serve un negozio di souvenir nel centro storico? Allora io faccio un bando, metto a disposizione i miei locali e dico: per chi apre il negozio di souvenir e mi fa una proposta, io per 2 anni non faccio pagare l'affitto, faccio uno sconto sull'IMU e sulla TARSU. In questo modo invogli l'imprenditore a investire nel centro storico e nel settore che tu ritieni opportuno. È evidente che Corso Italia, Viterbo, la via centrale di Viterbo, tutti i negozi di abbigliamento. In tutte le città del mondo, nei centri storici, ci sono negozi di souvenir, negozi di regali, locali, bar e chi più ne ha più ne metta, ma tutto legato al turismo e all'intrattenimento. È evidente che se tu metti negozi di abbigliamento che alle 8 quando va bene chiudono e poi il centro storico è abbandonato a se stesso, poi troviamo delle sacche di criminalità che imperversano per il centro storico, troviamo tutta una serie di situazioni di degrado che renderanno il centro storico sempre peggiore. Allora, iniziative come ad esempio se i locali commerciali, i pochi bar presenti nel centro volessero fare delle attività di cabaret, del piano bar eccetera, il comune dovrebbe dare l'occupazione suolo pubblico gratuita per mettere tavoli, per fare musica e per ripopolare il centro storico con attività di un certo spessore. Questo è quello che deve fare un'amministrazione a costo zero. Quindi se io fossi stato sindaco avrei fatto questo e non mi sarei trovato nelle condizioni attuali. Ma sono convinto che Marini, da persona intelligente e politico navigato, perché non ci scordiamo che quando uno fa il senatore, il deputato, il presidente della provincia e infine il sindaco, insomma, credo che abbia la giusta esperienza per gestire questa situazione nel migliore dei modi e per riportare Viterbo al centro del dibattito politico anziché le diatribe interne ai partiti. Sì, ecco, io vorrei un pochino spostarci a livello un po' provinciale e dell'economia provinciale e in particolare, essendo lei poi anche consigliere di amministrazione dell'Interporto di Orte, e ecco un po' analizzare quello che è il leitmotiv un po' di questo periodo, vale a dire come non soltanto la città di Viterbo ma anche l'intera provincia può reagire con difficoltà, perché non è facile, abbiamo sentito la sanità, abbiamo sentito altri settori, rilanciare con le forze interne che la provincia, ecco, deve far valere nei confronti anche di Roma e della regione, come può fare, e l'esempio che ci può anche dare delle indicazioni sull'Interporto di Orte, le infrastrutture per ridare una speranza occupazionale ed economica alla provincia. Diciamo che non è assolutamente facile e la congiuntura economica non aiuta in questo, evidentemente, e gli sprechi fatti in passato non aiutano in questo, perché se in una situazione economica come questa, che non riguarda l'Italia, è globale, quindi se l'Italia e i vari enti fossero stati oculati in passato, probabilmente oggi avremmo delle risorse in più per arginare questa situazione. Così non è, purtroppo, e quindi Centro Merci di Orte, l'Interporto Centro Italia per la precisione. L'Interporto Centro Italia vive una situazione particolare che probabilmente riflette quella che è la situazione politica generale, con un comune che è un po' in difficoltà, con una provincia che non brilla per iniziative. Ho visto la regione Umbria che ha direi trattenuto, è uscita tutto sommato dalla compagine societaria, forse per le piattaforme logistiche umbre, però credo che creda ancora nell'Interporto di Orte. Dopo tutti questi... ce lo auguriamo, anche perché era tra i cofinanziatori. E noi ci auguriamo che rimanga tra i cofinanziatori dell'opera. È evidente che la parte del leone la fa la Regione Lazio, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Devo essere sincero, io non vedo un futuro particolarmente felice se non cambiano determinate condizioni. Il Consiglio di Amministrazione da marzo ad oggi si è riunito 2 volte. I finanziamenti non si sa se arriveranno o non arriveranno, c'è da lavorare tanto, credo che il Consiglio si dovrebbe riunire un po' di più proprio per affrontare questo tipo di problematica. Non sono, diciamo, ecco,
c'è un rallentamento, c'è un po', sarà... c'è un momento di stanca che è dovuto anche all'aspetto politico generale. Poi la regione Umbria, il fatto che sia uscita dal consiglio di amministrazione è una cosa secondo me grave, bisognerebbe trovare il modo di rimetterla dentro, anche perché la provincia di Viterbo ha due esponenti, il comune di Viterbo ha un esponente, la regione Lazio, e in generale anche i privati hanno un cospicuo numero di consiglieri, perché hanno quattro consiglieri in consiglio di amministrazione. Secondo me andrebbe coinvolta maggiormente l'Umbria, perché sennò è evidente che poi loro si piazzeranno e si posizioneranno su altre scelte imprenditoriali, strategiche per la loro regione, che siano migliori di questa, è evidente. Grazie. Ma io punterei adesso su un discorso più prettamente politico. Per quanto si sappia, cioè per quanto potrà andare avanti, l'amministrazione comunale è a scadenza, quindi l'anno prossimo si andrebbe comunque alle elezioni comunali. Sì. Quali sono, se anche se prematuro, le prime indicazioni che la destra può dare alla, diciamo, all'alleato naturale, che dovrebbe essere comunque il PDL, o comunque quali sono le prime strategie in vista delle prossime elezioni comunali, prescindendo o anche facendo... Faccio una premessa brevissima. Di questa situazione. Io ritengo che un partito non si debba porre il problema dei voti e delle alleanze, ma si debba porre il problema se fa e vuole fare qualche cosa di concreto per la città. Io vorrei proporre qualche cosa di concreto per la città. Se la gente lo capisce ci vota, se la gente, alla gente piace quello che diciamo ci voterà, se alla gente piace come ci comportiamo ci voterà, altrimenti no. Non è un dramma. Il fine ultimo purtroppo in questi periodi sembra essere l'accaparrarsi qualche voto in più, e è avvilente. Se la situazione rimane questa, io non dico che andremo da soli al 100%, ma insomma ecco, sarà molto probabile. Noi nasciamo nel centrodestra e crediamo in un discorso più ampio rispetto al nostro partito, però bisogna confrontarsi poi sulle cose concrete, su quello che vogliamo fare per Viterbo. Come dicevo prima, Viterbo è un paese, non è una metropoli, quindi l'aspetto politico conta fino a un certo punto. Io ritengo che conti molto di più quello che si fa sul campo e quello che si vuole fare. Per quanto mi riguarda, gli assessori, addirittura la prossima consigliatura dovrebbero essere 4, non 6, perché anche con 4, le 4 macro aree del comune, tecnica, sociale, culturale e del bilancio, queste potrebbero abbondantemente bastare. Quindi questo sarà un altro motivo di confronto, capire se c'è la volontà di incidere realmente. Hanno votato, perché io non sono in consiglio, su proposta del consigliere Federici della destra è stata approvata all'unanimità una delibera nella quale si istituiva come momento importante quello del voto dei viterbesi per eleggere la macchina di Santa Rosa. Delibera passata all'unanimità, gli uffici, sta lì negli uffici, non si muove, viene bloccata. Cioè, allora, o un sindaco e una giunta e un consiglio ha la capacità di battere i pugni sul tavolo anche contro l'apparato burocratico, e altrimenti insomma facciamo governare i dirigenti che facciamo prima. Ecco, io diciamo un po' a conclusione, con una risposta, ecco, la prego telegrafica, le priorità che intendete in quest'ultimo periodo e soprattutto poi anche nella futura campagna elettorale mettere, ecco, come modello di sviluppo della città di Viterbo. Prendendo spunto da altre città europee, cambiare il modo di gestire il verde pubblico. Come? I parchi che attualmente abbiamo e che sono un costo per la manutenzione, per l'amministrazione in quanto a manutenzione, fare un bando, darlo a giovani ragazzi, giovani disoccupati che possano aprire lì un chiosco, un bar, in cambio della pulizia dell'aria e del taglio dell'erba. Risultato: 1-2 posti di lavoro in più ogni parco, meno spese, anzi zero spese per la manutenzione del verde. Sponsorizzazione delle rotatorie e concorso di idee per come sponsorizzare le rotatorie. Questo per quanto riguarda il verde. Centro storico, come dicevo prima, interventi mirati a incentivare alcuni tipi di attività nel centro, anche con affitti calmierati o con affitti inesistenti per i primi anni, non come adesso che attività commerciali di comunissime pagano affitti inesistenti, ridicoli. Alla chiesa degli Almadiani pagano 50 euro al mese, c'è un'agenzia di viaggi, credo, qualche cosa del genere.
50 euro al mese. Insomma, è di tutta evidenza che un locale importante come quello lì, tutta una parte di quel locale non possa costare 50 euro al mese. Mettiamoci i souvenir, allora 50 euro al mese è giusto. Altri locali che sono in giro per il centro storico sono in situazioni analoghe. Quindi queste sono le battaglie, e soprattutto lotta agli sprechi e lotta alla casta intesa nel senso deleterio del termine. Bene, Gaetano? No, io più che una domanda ringrazio di nuovo Andrea Scaramuccia, perché è un momento non facile per fare un'intervista, questo bisogna dargli atto. E speriamo che queste proposte, mi ha colpito molto l'aspetto per i giovani, che mi faccio come sempre portavoce delle notizie che mi chiedono di avere i nostri lettori, molti giovani sono abbastanza arrabbiati perché comunque si aspetterebbero una maggiore partecipazione da parte delle istituzioni in senso generale, senza nulla contro l'attuale sindaco Marini, senz'altro. Bene, con questo commento, se ha da aggiungere lei. Assolutamente no, ecco, grazie. Lo candideremo la prossima volta al Consiglio Comunale perché lo vedo molto preparato. Quindi una proposta, non so se lascerà. Non è la mia aspirazione, ecco, però ne possiamo parlare. La dimensione giornalistica. Bene, con questa bella battuta noi ringraziamo il segretario della destra Andrea Scaramuccia di Viterbo, buon lavoro e alla prossima. Grazie a voi e buon lavoro a voi. Arrivederci. Arrivederci.